Ciao a tutte e a tutti, in questo tutorial diciamo continuiamo un po' la storia dello scialle, sciarpa, scialle insomma, perché con lo stesso punto, con questo, ho pensato di lavorare, eccolo qua, anche un berretto. E perché ho pensato di farlo? Perché mi piacciono i berretti, tanti di voi che mi conoscete già lo sapete, e perché veramente mi piacciono i coordinati. Adesso questo starebbe bene anche come un berretto, non è poi invernale perché non è un punto pesante, è un punto bello, è traforato e quindi, come vedete, e quindi è bello anche primaverile, autunnale e perché no anche estivo. Quindi questo tipo di berretti sicuramente avete visto in giro, vanno di moda, sono belli anche estivi, certo lavorati in cotone magari o seta o non lo so, però portano un che di chic, casual chic, ecco, alle nostre, ai nostri outfit. Ecco, io l'ho creato in questo stile, questo tipo di idea, e spero vi piaccia. Vi lascio il tutorial, ciao. Quindi per la lavorazione di questo berretto, certo io uso lo stesso filato e lo stesso uncinetto da 4, e iniziamo con 4 catenelle, di cui la primissima la facciamo un po' più larga, ok? Perché sempre in questa lavoreremo tutto il resto del primo giro. Il primo giro sarà un giro di noccioline e per esattezza lavoreremo 10 noccioline. Quindi questa è la prima, una catenella tra di loro e andiamo a lavorare la seconda. E sempre così una catenella tra di loro fino ad arrivare a 10 noccioline. Per finire, quindi ho lavorato le mie 10 noccioline, per finire entriamo con l'uncinetto nella prima nocciolina, la catenella di sicurezza della prima nocciolina, e facciamo un punto bassissimo. Lavoreremo alternando giri di noccioline con giri di mezzi punti alti. Una catenella, questo sarà un giro di mezzo punto alto intorno alle noccioline, e lavoriamo il primo mezzo punto alto, una catenella, e sempre intorno al primo un altro mezzo punto alto e un'altra catenella, 2, e andiamo avanti così tutto intorno. Quindi intorno ad ogni nocciolina lavoriamo un mezzo punto alto, una catenella, e un altro mezzo punto alto, una catenella, per un totale di 20 mezzi punti alti, 20 spazi da una catenella. Ho finito il mio secondo giro, entro nel primo mezzo punto alto, ovvio, è questo qua, e faccio un punto bassissimo per chiudere. E adesso voglio fare certo il terzo giro. Per il terzo giro lavoreremo in questo modo: in un mezzo punto alto lavoriamo una nocciolina, nel secondo due noccioline, quindi facciamo anche aumento, 3 catenelle, e nel primo mezzo punto alto lavoriamo una nocciolina, quindi lavoriamo ancora 2 punti alti che non finiamo, una catenella, ancora una catenella, nel secondo lavoriamo 2. E andiamo avanti così tutto questo terzo giro, e alla fine avremo 30 noccioline, 30 mezzi punti, 30 spazi da una catenella. Quindi qua ho fatto una catenella, nello stesso ne faccio un'altra, ecco, e una catenella. Dopo ogni nocciolina si lavora una catenella. 30 noccioline, 30 spazi da una catenella per il terzo giro. Se avete ottenuto una cosa del genere molto riccia, allora va benissimo. Questo è il nostro 1, 2, terzo giro. Dal quarto giro andremo ad aumentare solo e solamente nei giri di mezzi punti alti. E aumenteremo normalmente, quindi abbiamo aumentato qua in ogni secondo. Adesso andremo ad aumentare in ogni terzo, quindi facciamo una catenella, il primo mezzo punto alto, una catenella, il secondo,
una catenella e nel terzo ne facciamo due, per un totale di 40. Il prossimo giro, che sarà il nostro quinto giro, lavoreremo 40 noccioline, cioè una nocciolina in ogni mezzo punto alto. Quindi 1, 2, nel terzo aumentiamo. Quindi ho finito anche il giro di noccioline, ne ho 40 noccioline e adesso di nuovo il giro di mezzi punti alti, dove, come dicevo, aumentiamo. In questo giro, che è il nostro giro, sesto giro, no? Abbiamo fatto 4 e 5, il nostro sesto giro lavoreremo in questo modo, una catenella, filo sull'uncinetto, intorno alla prima nocciolina lavoriamo un mezzo punto alto. Eccolo qua, è una catenella, quindi facciamo una catenella tra i punti, sia noccioline che mezzi punti alti. Non vi scordate di questa catenella. Ok, un mezzo punto alto. Poi intorno alla seconda nocciolina lavoriamo un mezzo punto alto, una catenella, un mezzo punto alto. E una catenella, quindi aumentiamo. Questa è la sequenza che la dobbiamo ripetere tutto intorno per questo sesto giro, che è un giro di mezzi punti alti, quindi aumentiamo in questo modo. Aumentando in questo modo arriviamo da 40 a 60 mezzi punti alti. Prossimo giro, il settimo giro sarà un giro di noccioline, quindi lavoriamo una nocciolina in ogni mezzo punto alto, per un totale ovvio di 60 noccioline. Lavoro questo giro e l'altro di noccioline con 60 e torno a farvi vedere come proseguire. Ho finito anche il mio giro di noccioline, quindi 60 noccioline, e quindi abbiamo lavorato il giro sesto e settimo. Adesso andiamo a lavorare l'ottavo giro, che sarà l'ultimo giro di aumenti. E aumentiamo in questo modo una catenella come al solito intorno al primo alla prima nocciolina facciamo un punto mezzo punto alto una catenella secondo mezzo punto alto una catenella terza nocciolina terzo mezzo punto alto una catenella quarta nocciolina quarto mezzo punto alto una catenella quinta nocciolina il quinto mezzo punto alto una catenella, sesta nocciolina, lavoriamo mezzo punto alto una catenella e ancora un mezzo punto alto una catenella. Questa è la sequenza che la dobbiamo ripetere tutto intorno e per un totale di 10 aumenti e 10 punti aggiunti. Quindi nel prossimo giro, nono giro, giro di noccioline, lavoreremo invece di 60, lavoreremo 70 noccioline. Completo il mio ottavo giro, poi lavoro anche il mio nono giro e torno a farvi vedere come proseguire. Ho finito di lavorare il mio giro 8, i miei giri 8 e 9, ho 70 noccioline e adesso per 6 giri, dal decimo al quindicesimo, per esattezza andiamo a lavorare alternando, quindi in modello, quindi alternando giri di mezzi punti alti con giri di noccioline, però con lo stesso lavorando lo stesso numero di punti, quindi rimarremo a 70 punti per questi 6. Quindi finisco anche questa parte di 6 giri con sempre 70 punti, alternando giri di mezzi punti alti con giri di nocciolina, come abbiamo fatto fino adesso. E torno a farvi vedere finalmente le diminuzioni e finire il nostro basco, che è veramente molto bello perché qua così è veramente un punto stupendo, però anche sull'indietro, sul rovescio del lavoro è bellissimo, quindi può essere indossato in due modi e sta molto bene. Ho finito i 6 giri, da qua ho iniziato, ho messo un marker così mi è più facile da contare, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adesso in ogni giro di noccioline sarà più aperto,
aperto, ecco, come vedete sembra proprio un cappello con la tesa, ma in ogni giro di punti, mezzi punti alti, invece si stringe. Infatti noi finiremo con un giro di mezzi punti alti, ma prima di finire abbiamo da lavorare ancora 1, 2, 3, 4, 5, 5 giri nei quali faremo, in ogni giro di mezzi punti alti, faremo diminuzioni. In questo modo iniziamo con il primo, che è il giro numero 16, no? Qua abbiamo lavorato da 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, questo è il giro numero 16. Un'altra cosa volevo dirvi: se la volete più lunga, se volete un basco più lungo, è questo il momento in quale potete aggiungere ancora altrettanto, sempre 6, 8, insomma, giri, ok? E così vi viene quel basco un po' caduto, un po' più lungo. Bene, quindi iniziamo per altri, insomma, possiamo iniziare con le diminuzioni. Faremo così, lavoreremo 5 mezzi punti alti più una diminuzione. Adesso vi voglio far vedere anche come lavoriamo la diminuzione. Mezzi punti alti con catenella, no? Mezzo punto alto, una catenella, questo è il secondo mezzo punto alto, una catenella, terzo mezzo punto alto, una catenella, quarto mezzo punto alto, una catenella e quinto, dicevo, lavoriamo 5 e una catenella. E adesso sul sesto e settimo lavoriamo una diminuzione, entriamo intorno al primo, facciamo un mezzo punto alto ma non lo chiudiamo, entriamo intorno al secondo, prendiamo il filo e dobbiamo avere 4 anelli sull'uncinetto, filo sull'uncinetto, adesso passiamo tramite tutti e 4, abbiamo fatto la nostra diminuzione, è così che andiamo avanti tutto questo giro, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 li lavoriamo insieme, per un totale di 60 mezzi punti alti. Il prossimo giro, giro numero 17, 17esimo giro, faremo 60 noccioline, ok? E poi andremo avanti sempre così, non ha senso di stare qua a spiegarvi, e questo è il modo in quale vi faccio vedere ancora come fare le diminuzioni. Quindi 1, 2, 3, 4, 5 e il sesto e il settimo. Quindi filo sull'uncinetto intorno al primo, così, poi non metto il filo sull'uncinetto, vado intorno al secondo e adesso prendo il filo e faccio così 4 e passiamo tramite tutto e una catenella, ovvio, ok? Andiamo avanti per 60, poi lavoriamo 60 noccioline, quindi giri 16-17, torno a vedere come continuare. Ho finito i miei due giri, quindi il giro numero 16 e 17, e quindi ho lavorato nel giro di noccioline 60 noccioline. Andiamo con il secondo, secondo giro di diminuzioni. È il giro numero 18, una catenella e lavoriamo 4 mezzi punti alti, ovvio con la catenella tra di loro, quindi mezzo punto alto, catenella, mezzo punto alto, catenella, mezzo punto alto, catenella, abbiamo 3, ne lavoriamo ancora uno, mezzo punto alto, catenella, e nel quinto e nel sesto facciamo la nostra diminuzione. Non ve la faccio più, cioè vado più veloce perché oramai l'ho spiegata. Una catenella e di nuovo la stessa cosa, quindi andiamo con questa sequenza, una mezzo punto alto catenella, secondo mezzo punto alto catenella, terzo mezzo punto alto catenella e quarto mezzo punto alto catenella, poi nel quinto e sesto facciamo la diminuzione, così di nuovo diminuiamo di 10 punti, quindi nel nostro 19esimo giro lavoreremo, dovremo avere, se abbiamo fatto bene, 50 noccioline. Lavoriamo le nostre 50 noccioline e torno a farvi vedere l'ultimo giro di diminuzioni, dopodiché mettiamo il bordino e abbiamo finito il nostro basco.
Ho completato anche i giri 18 e 19, quindi ho 50 noccioline. Adesso l'ultimo giro di diminuzioni, mettetelo, insomma, adesso mettetelo sulla testa, vedete se va bene così. Allora, l'ultimo giro di mezzi punti alti lo lavorate mantenendo 50 punti. Se lo volete più stretto, allora come me fate anche questo ultimo giro di mezzi punti alti, giro di diminuzioni, una catenella. E lavoriamo mezzo punto alto, catenella, mezzo punto alto, catenella, mezzo punto alto, catenella, tre volte. Poi facciamo nel quarto e nel quinto, intorno alla quarta e alla quinta nocciolina, la nostra diminuzione. Ed è così che andiamo avanti tutto intorno e così rimarremo con 40 punti. E a me va bene, questa seconda misura, quindi 50 o 40. Comunque, anche se fate con 50, torno dopo, finite con un giro di mezzi punti alti, anche se non fate più le diminuzioni, comunque dovete completare con questo giro. Torno a farvi vedere finalmente il bordino del basco. Ho finito anche questo ultimo giro. Adesso per il bordino facciamo di nuovo una catenella un po' più lungo così, e intorno al nostro primo mezzo punto alto facciamo un punto alto. Poi nello spazio da una catenella un punto basso, andiamo avanti così. Punto alto intorno a mezzo punto alto e punto basso nella catenella. Tutto intorno per il nostro primo giro di bordino. Continuate lavorando un punto basso nel punto basso e punto alto in rilievo davanti intorno al punto alto. Per 2-3 ancora giri, quanto volete che sia largo il vostro bordino. E questo è il nostro berretto pronto da indossare. Grazie di avermi seguita anche in questa avventura uncinetosa. Non vi scordate di iscrivervi al mio canale di YouTube per non perdervi neanche uno dei miei tutorials. Seguitemi anche su Facebook, su Instagram e al prossimo tutorial.